Oggi vi faccio vedere un altro tipo di bracciale che potete realizzare utilizzando i fili di cotone e questa volta cominciamo a fare dei nodi. In questo video ci saranno appunto diversi tipi di braccialetti realizzati tutti con lo stesso nodo, però vedete che ci sono effetti in realtà diversi, cioè si adattano un po' ai diversi gusti in base allo spessore del filo che scegliete e a quanti colori decidete di usare, quindi cambiano anche le forme nonostante il procedimento sia esattamente lo stesso per tutti i tipi di bracciale che vi mostro in questo video. Questo è veramente un livello molto semplice. In seguito, poi, utilizzando questo e altri tipi di nodo, vi farò vedere anche come realizzare dei braccialetti più complessi utilizzando anche degli schemi. Vi lascio al tutorial e spero che vi piaccia. Ciao. Dunque, cominciamo da questo tipo di braccialetto con solo due colori, che è quello più semplice da realizzare. Ho tagliato due fili di due colori diversi, questo verde acido e questo azzurro, di lunghezza 1 metro, li ho piegati a metà, ci ho fatto un nodo realizzando un'asola, un cappio che ho fissato al tavolo. Adesso prendo questo filo verde, lo tengo fermo di fronte al dito. Prendo l'altro filo azzurro, lo faccio passare dietro, lo faccio poi incrociare sul davanti. Poi prendo infilo il dito appunto qua in quest'asola che si è creata e faccio passare il filo azzurro nell'asola. Tenendo fermo il filo verde, faccio scorrere e tiro il filo azzurro in questo modo. Lo ripeto un'altra volta, quindi tengo fermo il filo verde, incrocio sul davanti, quello azzurro, lo faccio poi passare nell'asola e lo tiro. A questo punto faccio lo stesso invertendo però i due fili, quindi tengo fermo il filo azzurro, faccio passare dietro quello verde, lo incrocio e lo passo in mezzo, creo quindi questo nodo un'altra volta e adesso proseguo in questo modo fino a raggiungere la lunghezza desiderata del braccialetto, quindi faccio due nodi di un colore e poi due nodi dell'altro colore. In questo caso è venuto molto spesso perché comunque i fili che ho utilizzato sono abbastanza spessi. Se vi piace invece un risultato più sottile, potete scegliere ovviamente fili più sottili o comunque usarne soltanto un capo. Io li ho utilizzati tutti i doppi fili, ma potete anche usarne uno soltanto, quindi invece che quattro e due colori diversi, due fili semplicemente. Se volete fare invece un braccialetto un pochino più elaborato utilizzando tre colori, tagliate tre fili di tre colori diversi di 1,5 metri, li piegate a metà, fate il nodo e lo fissate al tavolo e cominciamo dunque. Facciamo lo stesso procedimento di prima, ma sulla prima coppia di fili, quindi teniamo fermo il filo viola, il fucsia e facciamo il nodo con il filo viola. In questo modo facciamo sempre due nodi. Mi raccomando, tirate bene, il nodo deve essere ben stretto perché così il colore sarà uniforme e non ci saranno buchi, cioè non si deve vedere il fucsia sotto. Adesso si fa la stessa cosa però con il filo viola sul filo color pesca, quindi quello fucsia non ci interessa. Facciamo un nodo di questo tipo. Così, tenendo sempre ben teso. Quindi abbiamo fatto la prima fila con il filo viola. Adesso passiamo al filo successivo che è questo qui, il fucsia, il primo che ci troviamo davanti. Quindi con il fucsia dobbiamo fare un nodo sul filo ancora successivo che è quello color pesca. Quindi lo facciamo. Sempre un doppio nodo. Adesso abbiamo fatto il fucsia sul pesca, passiamo al fucsia sul viola. Ecco, e così abbiamo fatto anche la fila fucsia. Adesso facciamo invece la fila color pesca, quindi il pesca andrà prima a fare il nodo sul filo viola, in questo modo.
questo capello che continua a incastrarsi, ecco. Adesso il pesca sul fucsia. Procediamo così, abbiamo fatto le tre file di tre colori diversi e se andiamo avanti in questo modo continueremo appunto a ripetere le file alternando i colori. Quindi proseguite in questo modo fino alla fine e poi se vi piace lo chiudete con un nodo, altrimenti è difficile che si scioglierà, lo potete anche lasciare così. Vi faccio vedere un braccialetto con la stessa tecnica, che è già finito, con colori diversi ovviamente. Questo è sempre un braccialetto di tre colori ma con filo doppio, cioè due fili per ogni colore. Se vi piace una cosa più sottile, vi faccio vedere, potete usare un filo solo per colore e vi viene appunto fatto in questo modo. Come vedete la differenza si nota. Ora vi mostro il procedimento anche per un braccialetto con quattro colori diversi, ma anche se in realtà è lo stesso procedimento che vi ho già fatto vedere. In questo caso ho scelto di realizzare un braccialetto non doppio, ma formato semplicemente da un filo per ogni colore. Ho tagliato quindi un filo lungo 75 cm, cioè tutti i vari fili lunghi 75 cm. Parto dal verde e faccio il nodo verde sul filo nero. In effetti potevo scegliere un colore che si vedesse un po' di più, pazienza, e faccio un doppio nodo. Poi tenendo sempre il verde passo nel filo successivo, cioè ovviamente scelgo io l'ordine all'inizio non esiste ancora un ordine, decido di farlo su questo qui rosa chiaro che sembra bianco. E poi faccio un nodo verde sul filo viola, l'ultimo che mi manca, in questo caso non ho scelta. Così ho realizzato la prima fila verde. Adesso devo prendere il secondo filo. A questo punto vi viene spontaneo capire con quale filo procedere. Dovete continuare a fare la fila nera. E il primo nodo è da fare sul filo invece rosa. Poi tenete in mano il nero e fate il nodo sul filo viola, sempre due nodi. Con il filo nero fate un nodo sul filo verde e così avete fatto anche la fila nera. Adesso è il turno della fila rosa, quindi la fila rosa, il primo nodo, si farà sul filo viola. Poi sul filo verde, insomma ormai continuerà a ripetersi, finiamo la fila rosa insieme. Poi rimane l'ultima fila, quella viola. E poi si continuerà a ripetere il lavoro. Vi faccio vedere un braccialetto con quattro colori però con doppio filo, quindi vedete subito che viene molto più spesso. Potete poi andare avanti all'infinito, per esempio questo è un braccialetto non doppio con quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sono 6 colori anche se molti sono simili. Ci sono in realtà un bianco e un rosa chiaro e due rosa un po' più intensi, anche se sembrano lo stesso. Sono 6 colori e anche questi sono 6. Quindi vedete che si possono realizzare appunto andando avanti all'infinito con la stessa tecnica. Questo per esempio è un braccialetto realizzato con fili tutti dello stesso colore, quindi dopo un momento iniziale in cui dovete impostare il lavoro, in realtà procedete, che potrebbe essere un pochino più difficile come momento iniziale, procedete nello stesso modo, insomma poi si capisce bene come dovete andare avanti, anche se comunque non consiglierei questo braccialetto per iniziare perché i colori sicuramente vi aiutano a identificare i passaggi che dovete fare. Spero che il video vi sia stato utile. A presto!
Thank you.